Trent'anni dal caos, inizia così quello che passerà agli annali come l'anno moschiniano, in memoria di Franco. Semplicemente Franco, ancora prima di essere moschino. Ladies and gentlemen, the so-called bad boy of Italian fashion, Franco Moschino. Il grande genio della moda italiana, un diamante allo stato grezzo, un po' outsider, come lui stesso si definiva. Cresciuto in quel di Abbiate Grasso, poco distante dalla grande Milano, separato solo da un naviglio che dal piccolo paesino vedevano scorrere fino al centro di una città sulla quale moda e jet set internazionali avevano già, negli anni Ottanta, puntato tutti i riflettori, affidando a quel naviglio ogni speranza e desiderio di ribalta, come lettere in una bottiglia che scorre tra le acque. Cresciuto al fianco di Gianni Versace in una Milano uscente dagli anni di piombo, il dopoguerra era un ricordo lontano e gli anni Ottanta portavano con loro promesse di sfarzo, leggerezza e progresso. La moda sembrava, e forse guardandola ora, effettivamente ci fu un tempo in cui era tale, un mondo fatato, dove tutto era possibile. A Milano, nella moda, il sogno si materializzava in realtà. E Franco, nato sotto il segno dei pesci e sognatore per definizione, non poteva che scegliere quel momento per cominciare a brillare. Nel 1983 nacque dunque Moschino Couture, il suo brand, con il punto esclamativo da pronunciare a gran voce come una promessa e un manifesto. Al suo fianco, che oggi lo ricorda con affetto, commozione e una smisurata dose d'amore, l'amica, braccio destro, complice, partner, lei che ha diviso con Franco un pezzo di vita e tanta parte di cuore, Rossella Iardini. Con noi oggi Rossella Iardini, che oltre a essere una grande amica, potremmo dire essere la memoria storica, la partner in crime, la partner di tante cose, di tanti bei momenti, alti e bassi, momenti di luce e di buio, come sempre, quando un legame è molto forte, come quello che aveva lei con Franco Moschino. Sì, l'ultima sfilata che abbiamo fatto nazionale. Lui voleva, due giorni prima della sfilata, chiudere il nazionale e scrivere sciopero. E io ho detto, no, Franco, non possiamo, abbiamo invitato 2000 persone, adesso queste arrivano e si trovano scritto sciopero. Ma come? No. Allora facciamo che leghiamo con le catene tutte le poltrone, per cui così non si possono sedere. Bellissima idea, ho detto anche questa. Allora, poi io solito mi mettevo a piangere e dicevo, ma no dai Franco, non far così. Allora lui finisce, va bene, allora te lasciamo perdere, facciamo la sfilata come vuoi tu. Poi alla fine della sfilata uscivano questi 30 bambini piccolini con il nastro rosso dell'AIDS, e quindi e poi alla fine mi ha ringraziato e mi ha detto grazie per aver insistito, per avermela fatta fare, ma il nostro gioco era sempre così, insomma. Era un rapporto di amore e odio il vostro, Rossella, o più di amor litigarello? Ecco, amor litigarello, sì, ogni tanto, ma però, insomma, facevamo tutte le vacanze insieme, tutti i viaggi insieme. La prima casa che abbiamo preso a Saint-Tropez, con Claudia Mondadori, che era una nostra amica, poi noi facevamo una quindicina etero e poi la quindicina gay tra gli invitati. Allora siamo in questa casa, usciamo a cena, poi lui va per i fatti suoi e io e Claudia torniamo a casa e ci mettiamo a letto. Io mi addormento e poi sento a un certo momento, non so se mai successo, ma nel buio, nel sonno, sento che c'è una figura vicino a me, una persona. Allora piano accendo la luce e lui è in mutande. Ho guardato e ho detto, ma cosa cazzo fai qui?
E lui mi ha detto: sto andando in cucina, sto cercando di andare in cucina per finire la peperonata. A quest'ora, alle 3 della mattina, ma sei fuori? Che cosa? Un po' anche la sua guida, diciamo, la guida nelle sue follie. Però Franco aveva una creatività che era incontenibile sulle passerelle. Questo è quello che noi abbiamo visto da pubblico, da lasciava che le modelle facessero quello che volevano, cioè le lasciava ballare, camminare, farne di tutte, non dava nessuna. Poi noi avevamo un amministratore delegato che non ci stava tanto simpatico. Allora, infatti, i manager sono la rovina della moda, si chiude il mio libro così. Comunque, è una questione in questo momento più calda che mai. Infatti le chiederei, Rossella, secondo lei se adesso sono successe cose incredibili in questi giorni, proprio per questi giochi di moda e finanza, se Franco fosse qui adesso, come si comporterebbe in questo scenario in cui la finanza sembra effettivamente controllare la moda? Cosa farebbe una persona? Non farebbe più la moda. No, assolutamente. Non credo. Perché a lui non interessavano i fatturati, non interessavano. Poi c'ero sempre io che mi preoccupavo di quello, quindi. Ma lui non. Io credo che non so cosa avrebbe fatto. Il collega ieri ha detto che la paura è che prenda tutti la sindrome di Albert Elbaz quando se ne andò da Nanvenne e non tornò mai più sulle scene, proprio per i ritmi così sincopati che questi grandi gruppi stanno imponendo agli stilisti. Comincerei col dire che è sicuramente un momento di non so generale da parte di tutti, e credo che non si possa scindere dall'Italia alla Francia o l'America o il Giappone, non importa quale paese. Penso che ci sia per tutti una situazione di curiosità verso qualcosa che sta per avvenire, ma che non è veramente difficile definire che cosa sia. Chi erano gli amici di Franco nel mondo della moda? Aveva una sua nicchia di amici? No, era un outsider. Ma no, amici non erano nel mondo della moda. In realtà quando Franco morì, io e Albert Elbaz fece per 2 stagioni Saint Laurent, di cui ho dei pezzi strepitosi. Io chiamai Elbaz per aiutarmi a fare la Moschino. Ma lui mi disse che era molto lusingato e mi disse però che lui voleva il suo atelier a Parigi e che venire a Milano per la sua storia, sì. When you're waiting on temptation and all your things are packed, you're waiting for the moment when you know you're never coming back. Rossella, mi permetto di farle una domanda, perché mi sembra che lei sia un po' una voce che ancora parla quasi come estensione di Franco Moschino. Cosa direbbe oggi Franco Moschino di Moschino, appena esordito una nuova... Ma perché ho fatto queste stronzate? Penso che direbbe questo. Penso che direbbe questo. Siete le complici di Moschino, vedo che lei qua ha scritto. E cosa significa questo messaggio? Sì, perché mi piace questa cosa che abbiano fatto questo spazio dove aiutare le persone. Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto con l'hospice, con
Ma sa, Angelo Moschino non sapeva neanche chi ero io quando sono ammalato Franco, la prima telefonata che ho, perché i medici mi hanno detto: scusi, ma lei chi è? No, ma io sono, volevo dire, la moglie, ma io sono un'amica, l'assistente, ma lei deve avvisare i parenti, non può prendersi la responsabilità, noi non glielo permettiamo. E allora mi ricordo come un incubo, questa telefonata, chiamai Angelo Moschino, non l'avevo mai visto. Buongiorno, buonasera, sono Rossella Iardini, volevo dirle, ero sudata come un cammello, cioè proprio, e lui non capiva neanche di cosa parlavo, capisce? Lei era un po' la famiglia di Franco Rossella. Poi infatti la Claudia mi disse: no, ma tu non preoccuparti, prendiamo una bella villa in Costa Azzurra. Lui lo mettiamo lì sulla sua sedia a rotelle. Io avevo perso tutti i capelli per lo stress. Ti compro una bellissima parrucca e io mi metto ai fornelli e vi preparo da mangiare. Una domanda che, scusa, spero di poterti fare senza toccare troppo, cosa ti manca di più di Franco? Tutto. Guardo la sua faccia e mi sembra di... Non c'è neanche una sua follia che non ti manchi? No. Ma... Sì, quando ho fatto le foto travestito, un travestì da bambino, ho detto: cazzo, no, da bambino no, perché... ecco, ma insomma, però... andava bene tutto. Rossella, ti ringrazio per questa bellissima storia, è stato un piacere.